Buongiorno, sì, scusate, non ho ancora voce. Sono le 9 di mattina e sto per andare a fare la laminazione. Sono troppo, troppo, troppo felice. Guardate, sono con il monopattino, ho il mio zainetto dove c'è tutto e adesso esco e raggiungo il posto che ho visto che è più o meno a una ventina di minuti da me. Io ovviamente sono in straanticipo perché l'appuntamento è alle 10, ma sono le 9. Però appunto, visto che non so dov'è, visto che è la prima volta che faccio un tragitto così lungo col monopattino, ho detto mi anticipo un attimino e niente, oggi starete tutta la giornata con me. Andremo prima a fare la laminazione e poi andrò a fare la tinta, a lisciare i capelli perché domani parto e voi sempre sarete con me. Sono un po' in anticipo, come al solito. Quindi mi sono fermata in un bar, qua c'è il mio monopattino e volevo farvi vedere una cosa. Ecco, una piuma. Quando su Instagram, anzi seguitemi su Instagram, quando su Instagram vi dicevo che in questo periodo vedo, perché è tutto storto, vedo solo piume, ecco, accanto a me che c'è seduta una piuma. Dai, così iniziare bene la giornata, cappuccino, brioche alla marmellata e... Guardate che panorama, c'è un cielo stupendo oggi. Siamo qua al Giannicolo. Queste sono le mie ciglia prima e fra un po' vediamo il dopo. Ok, sono appena uscita, il mio monopattino mi ha abbandonato. Non ho più batteria, no! E niente, adesso sto prendendo una car to go. Cioè, sono troppo, 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 troppo felice. Ecco, sono. Ho un effetto pazzesco e adesso non vedo l'ora di andare a casa per farvi vedere tutto benissimo. Because here you have the first step, in the airport you have the second, but you have Ok, giornatina di shopping Gucci e Louboutin. E adesso sono le 2:20. Sto correndo per andare dal parrucchiere, che oggi appunto è una giornata tutta di restyling. Tra l'altro ho trovato anche cioè ho incontrato una di voi che stava andando in un negozio di pedicure e gli faccio: no, io cercavo una pedicure in centro, perché dove andavo solitamente non mi sono mai trovata bene, continuavo ad andarci per abitudine, ma ogni volta era sempre peggio. E niente, quindi ho preso appuntamento però settimana prossima per fare la pedicure e adesso corro dal parrucchiere, così li faccio il colore e li liscio, perché domani sera ho questo super evento bellissimo. Capelli fatti, niente, mi sento un'altra. Quando sono con i capelli lisci mi sento proprio un'altra persona. Ecco il tipo che mi guardava e stavo continuando a guardarmi le ciglia perché guardate, pazzesco, troppo felice oggi. E niente, adesso ho un altro appuntamento. Ok, cambiata per la terza volta. Ricambiata per la terza volta, non so voi, ma io quando vado al parrucchiere mi cambio perché ho sempre paura che soprattutto appunto quando faccio la tinta mi si macchi la maglietta o il pantalone o la gonna, quello che è. Niente, mi sono ricambiata e adesso ho un'altra commissione, devo andare in un altro negozio che devo fare una cosa e quindi di nuovo fuori. Fatto tutto. Sono le 18 e io non ho ancora pranzato, ho una fame lupo. In più stasera c'è anche la partita, quindi Mister G è a vedere la partita, quindi mangeremo stasera tardissimo quando finirà, quando tornerà a casa. Ma va bene così. Adesso torno a casa e guardiamo bene queste ciglia e queste sopracciglia. Ok, sono sempre qui, fuori di casa mia. Sono appena stata al supermercato, ho preso una piadina perché sto morendo di fame visto che mangerò tardi. Adesso fatemi aprire l'ascensore. Niente,
dico, cioè pago. Pago, saluto la signora, bellissime le luci qua. Dico, grazie, arrivederci. Questa qua, cioè, ha fatto tutto il conto con la testa bassa, senza mai guardarmi, e non mi ha neanche risposto. E io dico, ok, che magari avete avuto una giornata lunga, ci sono milioni di clienti super maleducati, però almeno ai clienti gentili cercate di avere un po' di gentilezza. Cioè, io veramente quando trovo delle persone così, ho detto, le rispondo, glielo dico? Poi dico, no, vabbè. Sorvoliamo. Uno svuota la spesina. Allora, ho preso le macine e ho preso una piadina già pronta, perché non avevo voglia di prendere tutto. E quindi, niente, mi sono presa una piadina, prosciutto crudo, squacquerone e rucola. E me la mangio adesso al volo, perché ho una fame che non ci vedo. Ok, arrivata a casa, adesso sto... E voilà, ok. Ho aperto le finestre. Avete visto? Tutto nuovo! Tutto nuovo! Allora, dobbiamo... Vabbè, lasciate perdere che sono ancora struccata. Dobbiamo assolutamente vedere queste ciglia, queste sopracciglia. Allora, finalmente posso parlarvi. Anzi, ditemi se vi serve, se vi può interessare un video solo su questo. Così almeno vi faccio un video dove vi spiego veramente tutto il trattamento. Allora, ho fatto la laminazione, appunto, alle ciglia. Perché io, essendo riccia, ho sia le ciglia che le sopracciglia ricce, quindi vanno un po' dove cavolo vogliono loro. Invece così adesso ho le ciglia lisce e anche le sopracciglia lisce e anche le ciglia. Praticamente te le allisciano, te le pettinano bene e poi te le incurvano. E questo qua è l'effetto, vediamo se metterà fuoco. Ecco, già io faccio così e sento che picchia tutto, cioè faccio fatica a fare questo perché mi picchiano. Per esempio qua ho delle ciglia, chissà se si riesce a vedere se mette a fuoco, chi lo sa. Vabbè, occhiaie, cioè sto male, ho l'influenza senza trucco, sveglia da stamattina, ho fatto 2000 giri, vabbè, il monopattino scarico, c'è, cioè, questa qua che non mi saluta. Ce la possiamo fare. E appunto qua ci sono delle ciglia talmente lunghe che mi vanno a picchiare qui e che mi danno fastidio. Infatti ho pensato che magari queste qua, le puntine, di tagliarle, perché mi danno fastidio. Cioè sento proprio una roba, come se avessi sempre una cosa dentro l'occhio, mi dà fastidio. E l'effetto mi piace tantissimo. Cioè vi giuro, se avessi saputo che questo era l'effetto, le avrei fatte tantissimo tempo fa, ce le avrei fatte da sempre. L'effetto dura dalle 6 alle 8 settimane. In pratica non è che non è che perde l'effetto della piega. In pratica le ciglia è la vita naturale delle ciglia. Quindi ho acceso anche la luce, quella che cambia colore. Vabbè. In pratica le ciglia cadono, queste qua cadono, cioè hanno una vita, una durata loro. Quando cadranno, sì, ci saranno sempre sotto le altre che nasceranno e ovviamente quelle saranno normali. Quindi va fatto il trattamento nuovamente ogni 6-8 settimane, perché sono le ciglia nuove che arrivano. E infatti sono curiosa di sapere se queste nuove ciglia, mischiate a queste vecchie incurvate, faranno un strano effetto. Sono proprio curiosa di vedere questa cosa qua. E niente, adesso io sto scaldando la piadina, sento che sta sfrigolando la mia tostiera. Niente, mangio e mi spoglio. No, perché magari se usciamo fuori a cena è inutile che mi spoglio. Oh, ce la possiamo fare. Non so voi, ma io quando appunto sono influenzata ogni cosa è pesante, già respirare per me è pesantissimo. E poi settembre-ottobre, questo periodo che è segnato, cioè per me ormai è segnato e anche il mio fisico me lo dice. Sarà una casualità, ma io sempre a settembre, ottobre sto male.
sempre da 2 anni, da 3 anni a questa parte, io sto sempre male, cioè è il terzo anno che io sto male. Io non sto mai male, sono sempre sana come un pesce, sto male solo a settembre-ottobre, che è appunto il periodo di Carolina. E io dico, ok, uno può magari, che ne so, avere dei pensieri brutti e ci sta, però che il fisico, casualmente, solo ed esclusivamente in questo periodo, stia male e solo da 3 anni a questa parte, a me fa riflettere. Penso a quanto la mente inconscia possa anche debilitare, lasciatemi passare il termine, il fisico, perché è una coincidenza veramente, veramente strana, veramente particolare. E quindi è un periodo un po' così già per me di testa, e poi appunto ci si mette pure il fisico, poi non dormo la notte, mi sveglio sempre prestissimo. Poi appunto in queste 3 settimane, da quando sono tornata praticamente dalle vacanze, che sono dietro la casa, è arrivato appunto il divano nuovo, il mobile della TV nuova, la chaise longue nuova, il mobile lì della sala nuova, oh Dio mio, non mi posso toccare, i bagni, gli idraulici, gli operai, quelli che hanno preso i mobili vecchi, ogni giorno io ho qualcuno in casa, dalla mattina fino alla sera appunto fanno di tutto e di più. Chi ha fatto un trasloco, chi sta ristrutturando casa, chi sta arredando casa, sa cosa vuol dire avere tutti i giorni gente in casa. E adesso l'unica cosa che manca è il lavandino del bagno grande, che deve essere collegato, cioè c'è tutto, c'è il mobile, c'è tutto, però non è collegato lo scarico. E poi quando finalmente sarà tutto a posto, io finalmente potrò svuotare questi scatoloni, che tipo 50 scatoloni non ho ancora svuotati, finalmente posso mettere tutte queste cose qui in questi spazi, quindi in sala e nei bagni. E poi finalmente quando svuoterò il mio studio potrò cominciare a pensare a arredare il mio studio, e voi mi dovete dare una mano perché io non ho la minima idea di quello che vorrò fare. Non so se nella parete dietro, che sarà appunto da sfondo ai miei video, vorrò mettere, cioè a me piacerebbe mettere la carta da parati. Voi cosa siete? Pro carta da parati o contro? Scrivetemelo qua sotto. E niente, mi sa che sto parlando tantissimo, questo video sarà lunghissimo, quindi niente, forse è meglio se vi saluto qui. Quindi niente, grazie di avermi tenuto compagnia, di avermi accompagnato in questa giornata di restauro. Ditemi qua sotto se volete un video solo sulla laminazione, proprio dove vi spiego tutto la laminazione, perché ho fatto anche dei mini video durante il trattamento eccetera. E niente, grazie di avermi tenuto compagnia, sono grata veramente di tutto l'affetto che mi dimostrate giornalmente. Vi raccomando, iscrivetevi a questo canale, iscrivetevi anche su Instagram, GabrielaGrecchi_, attivate la campanella, e grazie per tutte le vostre dimostrazioni d'affetto giornaliere, e cercate di volervi bene.